Jenny Leclou, Detective, è un'altra delle avventure grafiche nate da Kickstarter, dove a fronte di una richiesta di $65.000 è riuscita a raccimolarne 105.797, con la promessa di una grafica disegnata a mano, un mondo ricco di personaggi con cui parlare e di dettagli da osservare, una storia che si evolve in base alle scelte del giocatore, ed una trama ben scritta e che affronta molti temi diversi. Non è quindi difficile capire come questo piccolo team abbia conquistato la fiducia dei backer, raccimolando più di quanto richiesto, sbloccando quindi anche alcuni stretch goal, tra cui un potenziamento della grafica, la traduzione in spagnolo, francese, tedesco, italiano e il doppiaggio in inglese. Purtroppo non sono stati raggiunti gli obiettivi più importanti, cioè il finanziamento degli episodi 2 e 3, in quanto l'avventura è pensata in 3 episodi. I 2 episodi successivi dipenderanno quindi dalle vendite del primo, che si spera siano adeguate. In tal senso, per spingere verso il pre-order del titolo, è stato recentemente rilasciato un teaser liberamente scaricabile e giocabile. Non è esattamente una demo, ma è abbastanza per farsi una prima idea del gioco. Andiamo quindi a lanciarlo e giochiamolo. Bene, eccoci qua. Dal menu non c'è niente di particolare, trattandosi anche semplicemente di un teaser, ecco, non ci sono opzioni o altro su cui poter agire. Non sento neanche l'audio, ma magari è un problema mio. Qui abbiamo una prima carrellata del sistema di controllo. Niente di troppo complicato. Ok, ho capito. Cominciamo. Ah, ecco l'audio finalmente. Siamo già in gioco. Non... vediamo. Allora, tenendo premuto, il personaggio continua a spostarsi senza necessità di cliccare continuamente. Forcina più serratura uguale minigioco. Subito così all'inizio. Allora, vediamo di non cominciare con una pessima figura fin da subito. Allora, il click l'abbiamo ottenuto. Eccolo. Ha aperto. Penso... no, scusate, non leggo. Non voglio spaventarvi con la mia oscena pronuncia. Della grafica si vede ancora poco, essendo tutto in penombra. Qui sembra ci sia qualcosa... ecco. Suspense. Il rumore di una macchina da scrivere. E come nel più classico dei classici, arriva la pioggia.
Vediamo se c'è altro con cui possiamo interagire. Sembrerebbe di no. Qui ci viene segnalato qualcosa. Ah, e finalmente possiamo vedere la nostra protagonista Jenny, anche se soltanto nella barra. Da qui noto anche che gli oggetti non vengono descritti quando ci passa sopra il puntatore. Ah, adesso ci siamo. Vedete? Se passo sopra il puntatore, l'oggetto non mi dà alcuna descrizione. Mi devo limitare a questa gemma per regolarmi. Per il momento vi ricordo che il gioco è muto, ma che la versione finale sarà completamente doppiata in inglese e sottotitolata in italiano. Noi intanto continuiamo ad osservare la scena. Non sembra. Ah, ecco. Gli oggetti vengono indicati man mano che Jenny vi si avvicina. Ora abbiamo anche la sedia. Ecco, andando verso sinistra, la finestra. Dunque, per capire con quali oggetti possiamo effettivamente interagire, dobbiamo prima di tutto avvicinarci ad essi. Qui c'è qualcosa che mi blocca la visuale. No, sì, ecco. Ma non l'ha preso. Ah. Vediamo se sulla libreria c'è qualcosa di interessante. Sì, c'è. Più avanti c'è la sveglia radio che abbiamo già visto prima. Questo trofeo macabro. Non poteva certo mancare la scenetta horror. Vediamo se si ripete. Si ripete. Proviamo di nuovo. Due volte è abbastanza. Qui c'è una lampada. Magari alla luce della lampada qualcosa cambia. No, non lo possiamo più osservare. Ed ecco che l'intuito da investigatrice prende il sopravvento. Non abbiamo fatto niente, ha fatto tutto Jenny da sola. Il nostro primo indizio. Veniamo ricompensati anche da questa bella schermata. 1 su 5. Ne restano 4. Un'utile torcia.
ed armati di tutto punto, possiamo adesso affrontare le tenebre. Saliamo le scale. No, non saliamo le scale. E allora con quella torcia non ci resta altro da fare che esaminare la libreria. Sì, ci ho preso. Il particolare istinto da detective di Jenny le permette di portare in risalto ciò che davvero è utile e separarlo dalla paccottiglia. Arthurtonian Museum. Vediamo a cosa serve quest'icona a forma di lente di ingrandimento. No, serve soltanto ad aumentare la distanza o diminuirla. Non vedo modo di girare la pagina. Forse cliccando sul... Ah, eccoci. E abbiamo trovato nuovo pezzo del puzzle. Siamo a due. Non c'è altro nel libro che possa esserci utile. Ci vengono spiegate le nuove icone dell'interfaccia. Cosa abbiamo di bello? Altri libri, una cassaforte, un orologio. Vediamo questa cassaforte, anche se dubito di poterla aprire, dato che non ho combinazioni né indizi per ricavarla. A parte non ci sono combinazioni. D'accordo, ributtiamoci sui libri. Tommy by the Shore. By Adelaide qualcosa. Se volete leggere, mettete in pausa, io vado avanti per motivi di tempo. Sembra essere una poesia. Spero che non contenga indizi, perché in questo caso sarei fregato saltandola. Comunque non ci sono altre parti del puzzle. Botanica. Seme, frutto. Il coniglio mangia il frutto. Al coniglio capita qualcosa di molto brutto. Praticamente secondo e contorno in una volta sola. Abbiamo trovato un nuovo pezzo di puzzle. E quanti sono? Sono tutti esaminabili? Questo è un meccanismo.
tirandoli in un preciso ordine dovremmo scoprire qualcosa. Io ho questo ordine, per ora non lo conosco. Dunque passiamo oltre. Una lista. Potrebbero essere perfino i Baker questi, credo. Vediamo se ci sono. No, a parte non ricordo se il mio pledge, che era proprio il minimo sindacale, contenesse anche la possibilità di essere citati nei crediti, no? Altrimenti neanche mi interessa più di tanto. E comunque mi sembra probabile che questa sia una prima lista di Baker, magari più generosi. Niente, non c'è niente qua. Però... no, non lo posso prendere, credevo fosse... no. Una lampada. Ah, tenendo premuto posso spostarmi direttamente. Buono, fido. Altri. Solo due pagine. Niente. Oh, che si rivede. Eccola. Quattro, ne manca uno. Ed ecco spiegato il motivo della mancanza di combinazione. Quali orribili segreti saranno contenuti in quel libro per essere nascosto in una cassaforte? Un diario. Bla 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 bla. Cute. L'ultimo è qua. Vieni. Immagino che adesso potremo ricomporre il puzzle. Per ruotare Q o E. Beh, per ora è abbastanza facile. Se non ovvio. Prima gli angoli. E infine la parte centrale. Eccoci. Chino. Questo mi puzza molto di indizio.
Check the current time and not the hour. Pull the book from the zodiac group, pull the book from the numbers group, pull the book from the months group. Ehi, 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 ehi. Dunque, sono le due. Dunque, questo simbolo cos'è? Acquario, febbraio e 2 che sarebbe febbraio. Acquario, febbraio. No, aspetta. Zodiaco. Mese. Acquario, febbraio 2. Acquario, febbraio 2. Acquario, febbraio 2. New Year, same you. Acquario, febbraio 2. Acquario, febbraio 2. Dicembre, novembre, niente, settembre o agosto? Agosto, luglio, summer, quindi sarà agosto, non mi serve mettere febbraio, aprile, marzo. Non vedo febbraio. E poi dovrebbe essere questo: gennaio, febbraio, marzo, aprile. E i numeri? Ah, dovremmo esserci. Eccolo, acquario, e ora mi serve un 2. Qui c'è un 9. Qui c'è un 8, un 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 infatti. Non ha funzionato, forse vuole anche l'ordine corretto. Quindi prima 2. No, prima acquario, poi febbraio, poi il 2. Allora. Acquario. Febbraio. E infine 2. Ero sicuro che fosse giusto. Forse questo non è febbraio? Non vedo niente che me lo indichi, ma se sono in ordine dovrebbe essere febbraio. Anche perché tutti gli altri... agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Quindi gennaio, febbraio 2. Zodiaco. Poi i numeri e infine
Non era questo l'ordine, scemo io. Zodiaco, numeri, mese. Dunque. Zodiaco. Numeri. Mese. Apriti. Apriti. Qui finisce, scommetto. Ah, sono stato smentito. C'è ancora altro da vedere. E noi non ce lo facciamo ripetere. Non vedo niente di utile, ma deve esserci qualcosa perché sono rinchiuso in 2 metri quadri. Vediamo se mi fa dare un'altra occhiata. Ah, ecco, posso avvicinarmi. Non premere. E io lo premo. Oh, che carino, un procione. Lo chiamerò Sly. Aia, aia, aia. Adesso finisce. Me lo sento, adesso finisce. Beh, io direi che come inizio è molto promettente. Adesso sono ancora più curioso di vedere il gioco completo. Oh, hello. I'm Arthur K. Finkelstein, homemade jam enthusiast, Wildlife Dental Society member, and author of Jenny the Clue. The greatest choose-your-own-adventure novel series in the world! And now I want you to help me write her biggest adventure yet. Jenny the Clue, Detective Roo, an interactive adventure game where you control the story. Hey, you're not supposed to see that yet. Spoiler alert. As I was saying, we'll explore the town of Arthurton, a world rich with characters like Jenny the Clue.
when her mother is accused of murder. Jenny takes on the case of her life. And soon she discovers nothing is what it seems. A choose your own adventure game. With choosiness on a massive scale. Crack the case. Save your family. Unearth Arvetin's dark secrets. And don't forget the Force. Questo è importante. Orbene, siamo arrivati alla fine di questo teaser e non ci resta altro che salutarci dandoci appuntamento al gioco completo.